A parte le polemiche sulla sua nomina, cosa farà Tommaso Navarra per l'ente parco? I parchi sono veramente ad un punto cruciale. Se hanno un senso lo devono dimostrare adesso, lo devono dimostrare in termini di prospettiva futura, non perché non lo abbiano o non perché nella storia non l'abbiano acquisito, ma perché adesso con la riduzione dei fondi, con una situazione sociale particolare, naturalmente in assenza di grosse disponibilità bisogna inventarsi qual è il ruolo che per il territorio le serve. Io ritengo che una comunità abbia un senso soltanto se sia in grado di guardare e di conoscere il suo passato. Dobbiamo riprendere il testimone da chi ci ha lasciato, la 394 che è la legge istitutiva parla di economia agrosilvopastorale, dobbiamo ripartire da chi in modo eroico oggi continua a vivere la montagna, a essere presente nella montagna. Bisogna conoscere i territori, bisogna conoscere le persone, bisogna portare tutta la governance, non solo il presidente, ma i consigli direttivi, la giunta esecutiva, gli stessi dipendenti a parlare sui territori, a riunirsi sui territori, se necessario a prendere le critiche dai territori, ma legarsi insieme a chi vive il territorio per trovare le giuste soluzioni, senza calarle dall'alto, con estrema umiltà, sapendo che nessuno è portatore di una ricetta, con la capacità di ascolto e con la capacità poi di analisi anche tecnica. Non sarà facile per nulla.